primo tempo questo settore si è aperto in maniera tentativa rispetto al centro-nord, ma ha avuto la capacità, grazie agli imprenditori della nostra zona, di dare un segnale di accettare la sfida dell'innovazione. Agricoltura e cibo di qualità, il segretario cittadino del PD Davide Bruno, una scommessa per il rilancio di Battipaglia. È inequivocabile che l'agricoltura è il settore più dinamico del nostro paese. Nella Piana del Sele in particolare la possiamo considerare la capitale della quarta gamba. Ci sono i dati dell'export che parlano del 40% della produzione della quarta gamba a livello nazionale che sta nelle nostre terre. È un dato importantissimo. Io penso che una forza politica che governa e che si candida di governare questa città debba interloquire con le forze del mondo del lavoro e quindi in particolare con quello dell'agricoltura. Può essere ovviamente il settore di traino per l'intera economia nazionale. La presenza importante del parlamentare europeo De Castro a testimonianza che c'è un impegno importante per la città di Battipaglia. C'è un segnale d'attenzione non solo per le questioni elettorali ma che durerà nel tempo. Oltre a De Castro abbiamo anche il consigliere del presidente De Luca per l'agricoltura Franco Alfieri, il consigliere regionale Picarone, il segretario provinciale, il Corrado Martinangelo che è collaboratore del ministro dell'agricoltura Martina, insomma un parterre che ci fa capire come in questa città ci siano anche equilibri sovralocali importanti e determinanti per l'intera regione. Qualche giorno fa nel corso della direzione provinciale abbiamo rivolto un appello agli altri. È un'occasione importante per discutere di un tema che a Battipaglia è molto sentito. Viviamo in un territorio che non ha soltanto una vocazione industriale ma anche una forte vocazione agricola, soprattutto nel settore della quarta gamma, degli impianti serricoli. È un territorio di punta, una cittadina importante, una città media superiore a 50.000 abitanti. Adesso partono le sfide dei fondi europei, del POR, della PSR e le città medie svolgono un ruolo strategico importante nella nuova programmazione. La nuova programmazione, per dirla in poche parole, è affidata a pochi strumenti di intervento, le aree interne, le città medie, le città superiori a 30.000 abitanti e i grandi progetti. Quindi Battipaglia ha un ruolo centrale, di cerniera, che all'interno di un'area vasta può attrarre da più parti finanziamenti per lo sviluppo. Il PSR, che è il piano di sviluppo rurale, dirà tantissimo per le imprese del territorio e anche per le infrastrutture da finanziare. E se si pensa a un progetto di sviluppo per quest'area e quindi alle sue eccellenze agroalimentari, a quelle che sono le esigenze del mondo agricolo e della ricerca, proprio in agricoltura noi puntiamo per l'innovazione e la ricerca, credo che Battipaglia possa essere un fulcro di questa nuova politica. L'agricoltura è strategica e vitale per l'intera economia nazionale, ma ancora di più per l'economia del Mezzogiorno, della Campania, della provincia di Salerno e della Piana del Sele. E devo dire che ci sono tutte le condizioni, attraverso uno sviluppo e una valorizzazione delle attività agricole, anche per una più adeguata attività di tutela, di difesa e di cura del territorio. Perché l'agricoltura significa tante cose, significa produzioni agroalimentari di pregio e di qualità, significa realizzare una filiera di trasformazione produttiva positiva e virtuosa che ha tante ricadute benefiche in termini di attività economiche e in termini di occupazione anche per tutto il complesso dell'indotto, ma l'agricoltura di qualità, un'agricoltura biologica, un'agricoltura capace di camminare assieme sviluppo e cura del territorio significa anche preservare e difendere nei fatti e non con gli slogan all'ambiente. Ecco perché la riflessione di stasera è importante, anche perché noi abbiamo bisogno di arrivare ad un modello di alimentazione corretta che dia anche all'intera comunità, ancora di più alle nuove generazioni, uno stile di comportamento alimentare che consenta di tenere assieme la qualità e l'eccellenza delle produzioni con le scelte che sono più idonee per la cura e la difesa della propria salute. Un'occasione positiva di discussione a più voci che ha voluto promuovere il ciclo del Partito Democratico di Battipaglia, guidato con tanta autorevolezza, competenza e passione da Davide Bruno, a più voci con la presenza anche di una personalità importante nel mondo dell'agricoltura italiana e europea come Paolo De Castro. Segretario provinciale del PD Nicola Landolfi presente a questo importante incontro per il rilancio del comparto agricolo. Tutto il PD, dal livello istituzionale, regionale e nazionale, oltre che l'europarlamentare De Castro, sono qui, quindi davvero un impegno concreto.
Sì, stasera parliamo di agricoltura, un settore importante nella Piana del Sele a Battipaglia, lo facciamo alla vigilia di una campagna elettorale importante, non è casuale che abbiamo scelto di farlo appunto a Battipaglia, dove a giugno ci saranno le elezioni comunali decisive per le sorti di questa città. Un impegno quindi concreto anche da parte dei livelli istituzionali locali per appoggiare il candidato sindaco. Se noi sosteniamo Lanaro che ha vinto le primarie in una coalizione che ci vedrà presenti con il nostro partito, con la nostra lista e con le forze migliori che il Partito Democratico esprime in questa città. Abbiamo il piacere di avere con noi innanzitutto il sindaco di Agropoli Franco Alfieri e poi consigliere per l'agricoltura, la caccia e la pesca, insomma una delega importante di De Luca, presente a questo convegno per rilanciare la Piana del Sele e il comparto agricolo, partendo da Battipaglia. Ma certamente parlare di agricoltura a Battipaglia è parlarne a casa propria, nel senso che qua abbiamo delle aziende straordinarie che si affermano in campo europeo, quando parlo di questo parlo della quarta gamma, ma non solo, parlo della zootecnia, è un mondo dell'agricoltura che deve essere sostenuto e soprattutto credo che l'agricoltura possa rappresentare davvero una leva formidabile per lo sviluppo della regione Campania, in un momento in cui anche l'approvazione del PSR darà un forte contributo alle aziende agricole e quindi ci dobbiamo davvero augurare che si possa non solo sostenere l'agricoltura ma attraverso innovazione e ricerca lanciarla anche oltre lo steccato dove attualmente probabilmente vive anche momenti di difficoltà. Accolgo le parole di Nicola Landolfi, adesso come leader della coalizione. L'impegno del Parlamento è un impegno vasto e vario, noi tra il settore dove abbiamo legiferato di più in questi anni c'è stato proprio il settore dell'agricoltura, leggi importanti che stanno cambiando il passo anche in molte regioni e ovviamente tutto ciò va incrociato anche con la programmazione dei fondi comunitari che è la sfida poi vera delle nostre regioni e dei nostri territori, però credo che il governo abbia fatto un lavoro importante in questi anni, un lavoro di programmazione, un lavoro di rapporto nuovo anche con l'Unione Europea che oggi ci consente anche di mettere in campo strumenti normativi e strumenti anche di utilizzo dei fondi della spesa comunitaria molto più agevoli e veloci, quindi oggi le regioni hanno un'opportunità nuova e diversa anche rispetto al passato. L'agricoltura è un settore che nonostante le difficoltà sta dimostrando una vitalità straordinaria, crescono i fatturati, crescono le esportazioni e anche se i prezzi bassi mettono a dura prova i nostri agricoltori, però c'è un riscatto meridionale importante e noi siamo qui per sostenere lo sviluppo dell'agricoltura. Abbiamo queste opportunità che l'Europa ci dà, i fondi strutturali sono all'inizio diciamo, di un importante periodo di programmazione e io mi auguro e sono sicuro che la Regione Campania adesso utilizzerà queste risorse per creare sviluppo e crescita. Abbiamo il piacere anche di avere Corrado Martinangelo direttamente dalla segreteria del ministro Martina. Qual è l'impegno per rilanciare la Piana del Sele? Innanzitutto stasera c'è un impegno di filiera, il governo nazionale, il Parlamento, l'Europa, la Regione e su questo noi faremo leva per fare di Battipaglia sempre di più il cuore dell'agricoltura non italiana ma mondiale.